è stato un flop e il giudizio tranciante si fonda sul fatto che poco più del 35% degli aventi diritto al voto è andato alle urne, ma oltre il 90% di chi ha votato si è espresso per il cambio di nome della Macedonia nel referendum sull'accordo con la Grecia. Io lo so, le opposizioni e tutti i cittadini lo sanno che non c'è miglior accordo con la Grecia, non ci sono alternative per l'ingresso della Macedonia nella NATO, non giochiamo con il futuro della Macedonia. Sto lanciando il mio personale invito affinché il Parlamento macedone metta l'interesse nazionale al di sopra degli interessi di partito. Il primo ministro macedone Zoran Zaev e il ministro degli esteri Nikola Dimitrov chiedono adesso la ratifica del risultato della consultazione elettorale. Questo è un immenso stimolo politico ad andare avanti. Cercheremo di utilizzare il risultato per convincere le opposizioni, con la speranza che non si tirino indietro e fondamentalmente si assumano la loro parte di responsabilità. Se non accadrà, dovremo andare al voto. Un'ipotesi, quella del voto anticipato, che non spaventa l'opposizione di centrodestra, contraria all'accordo con la Grecia sul cambio del nome. Stop o narod. L'accordo ha ricevuto un grande segnale di stop dalla gente. I cittadini della Repubblica di Macedonia, che sono i padroni di questa terra, hanno mostrato un profondo senso patriottico e democratico. A Skopje in tanti hanno manifestato contro il cambio del nome in Repubblica della Macedonia Settentrionale, condizione imposta dalla Grecia per l'ingresso del paese nella NATO e nell'Unione Europea. La bassa affluenza al referendum ha dato alle opposizioni la possibilità di gridare vittoria. Sul fronte opposto il governo sostiene che la ratifica però deve andare avanti come programmato. Quello che si può prevedere è che nelle prossime settimane ci saranno seri sviluppi politici nel paese.